Eccoci nuovamente con Turin Basket e dunque buonasera al nostro ospite Gaetano Mondello, bentornato innanzitutto. Buonasera a voi, grazie di tutto, grazie. E quindi eravamo sulle tribune di Archi, giocava la squadra di basket viola, gran bella partita, il capitano Vittorio Osmatescu era carico per una sfida bellissima. Gaetano, quante soddisfazioni a questi ragazzi? Ma tantissime, tantissime, devo dire la verità. Poi la partita di sabato era un po' anche teso, nervoso. Sì, Sinceramente, non volevi so. giocare. Ma preferivo giocare, devo dire la verità. No, ma a parte gli Al posto scherzi, di Ciccio Russo. ma guarda Ma a Ciccio Russo, posto. scusami, Gaeta, guarda, a me Ciccio Russo piace tantissimo. Ora ho montato il video poco fa, ce l'ho No, no, fatto. a me hanno detto che il fratello piccolo è meglio. Peppe. È un grande Peppe è Ciccio. meglio. No, no, a parte gli scherzi, questi ragazzi comunque hanno iniziato un percorso che viene ormai da 3 anni, se non 4, quindi è un gruppo sicuramente che ha avuto enormi miglioramenti. E vederli, sinceramente, e anche esprimersi su buoni livelli è un piacere, quindi vuol dire che il percorso che si è iniziato 3 anni fa con Pasquale inizia a dare anche dei frutti, perché ho visto anche i ragazzi anche migliorati dal punto di vista tecnico, quindi è enorme soddisfazione per questa società. C'è ancora Sarnese. Ti rivedi un attimino Ma in c'è lui. più di un Rosarnese in questa società, visto anche che c'è un nuovo ragazzo, un nuovo preparatore che sta collaborando anche con il settore giovanile, quindi non lo so, qui tante forze della piana che si stanno È avvicinando a Reggio vero, Calabria. Beh, è vero, è vero. bene, questo è un piacere. Gaetano, trasferiamoci alla prima squadra. Una battuta di arresto che francamente non si aspettava praticamente nessuno, anche se Firenze ha dimostrato abbondantemente la qualità di un roster ottimo. E adesso siete tutti lì, calcoli alla mano, o c'è tranquillità tra di voi? Ma la squadra viene da un'annata estremamente difficile e quindi ha avuto sicuramente il peso e lo stress dall'inizio. Una squadra che ha giocato 26 partite, Carlo correggimi, sempre in trasferta, credo, 26, sempre in trasferta. Quella là. E quindi oggi viene da un periodo anche estremamente positivo, perché 5 vittorie consecutive, ha giocato anche ad altissimi livelli con squadre di primo piano, con budget sicuramente superiori, la squadra si è espressa veramente ad alti livelli. A Treviglio io ero presente, la squadra ha giocato anche estremamente bene, una partita molto tattica, difeso alla grande, ci sta a perdere una partita in quel modo, avevamo in mano, si è giocata sull'ultimo tiro, quindi nessun dramma. Certo, probabilmente potevamo già chiudere, diciamo, il capitolo salvezza giocando con Firenze, però Firenze non è una squadraccia, cioè Firenze è una squadra di buon livello. Noi non ci siamo sicuramente espressi su quello che era l'ultimo periodo, si è giocato male, e quindi oggi è il momento di avere molta più tranquillità rispetto a prima, perché diciamo, raggiungere un obiettivo estremamente importante. Non credo che è in pericolo, però bisogna stare attenti, bisogna vincere. E perché no? Perché comunque oggi sono stato in una riunione anche con Muscolino, non è detto, cioè bisogna anche puntare a guardare oltre. Intanto salviamoci, dobbiamo vincere Ravenna, perché è la partita che insomma è la portata. Ma poi pensare anche ad altro. Quindi questa squadra non ha limiti, secondo me, perché l'ha dimostrato, ha vinto contro squadre superiori, di livello superiore, quindi può ambire anche a fare bene. L'anno scorso proprio qui a Radio Touring la Viola aveva un palazzetto a Reggio Calabria, giocava le partite in casa a Reggio Calabria, il presidente Muscolino si era dimesso per dare una scossa all'ambiente. E adesso è oggi 2014 dopo questa serie infinita di partite. Non è servito allora, le dimissioni di Muscolino non sono servite e quindi, beh, questa è una situazione che ho vissuto dall'esterno, sicuramente sono difficile e quindi per fortuna io non c'ero, perché questa è stata una decisione estremamente difficile da prendere, perché la Viola è di Reggio Calabria, senza Reggio Calabria non esiste la Viola, quindi giocare a Vibo poteva essere un'alternativa momentanea, invece è stata praticamente finire il campionato a Vibo Valentia, quindi dal mio punto di vista ha pesato enormemente sulla società e anche sull'entusiasmo, perché lo scorso anno si è finito il campionato in un certo modo, si era creato quell'entusiasmo, quel finale di campionato importante, e c'erano, se non ricordo male, 1.300-1.400 Sì, spettatori di guarda, pure media, qualcosina di più anche era. qualcosina in più, e quindi non giocare a Reggio Calabria ha fatto fare dei passi indietro alla società,
Giocare a Vibo Valencia non è la stessa cosa, assolutamente. La Viola deve giocare a Reggio. Ora, i problemi possono essere tanti, però se questa società, se questa squadra non ha un palazzetto a Reggio Calabria, io non capisco, cioè, non vedo il motivo che possa esistere una Viola fuori da Reggio. E con Carlo riflettendo volevamo lanciare una piccola provocazione, ma l'ultima giornata, Ci stiamo pensando tra una porzione di. c'è la possibilità di avere una bella deroga a giocare in questa città per dare un segnale forte? Ma il campo è destinato a quello di Vibo Valencia, quindi sarà difficile Con poter. tutto il rispetto Noi per la gente di volevamo. Vibo, No, no, ma ho non si visto tratta. l'ultimo striscione, tanti ragazzi, tanto entusiasmo, però la Viola è di Reggio Calabria, non è No, di. ma io faccio qualche passo indietro e chiedo perché siamo arrivati noi a Reggio Calabria? Perché Muscolini è arrivato a Reggio Calabria? Io me lo sono chiesto, Giovanni, tu dovresti ricordarti Sì, non la perché. ricordo dove sta. E quindi noi siamo arrivati a Reggio Calabria perché si voleva fare qualcosa in più e siccome a Gioia Tauro non c'erano le strutture per poter disputare dei campionati più alti, allora si è mirato, al di là poi della storia nei confronti della passione verso la Viola, ma volevamo fare qualcosa di importante. Ben venga è venuta la Viola perché c'erano delle strutture a Reggio Calabria e quindi si poteva fare qualcosa di migliorativo. E oggi è come se fossimo nel 2010, cioè siamo tornati indietro, è come se siamo all'estate, Ma Giovanni, non secondo so se. me anche peggio, perché nel 2010 c'era un bel Palamentimele Lo so. funzionante, per quanto ha avuto sempre tanti problemi il Palamentimele, però quantomeno esisteva. Il Palabotteghella e tutti gli altri impianti del circondario erano agibili secondo una carta firmata dal comune. Poi, dopo il commissariamento, tutti questi impianti sono diventati inagibili. Il Botteghella è stato privatizzato, ci sono stati dei lavori. Non si è capito ancora di che morte dovrà morire questo palazzetto, perché novità al momento non ne abbiamo, nonostante le richieste anche dei tifosi. Progetti per il futuro di questa Viola? Beh, progetti del futuro, intanto bisogna salvarsi. È un bel Quindi premio under portarselo a casa. sì, intanto bisogna salvarsi perché senza la salvezza il premio non lo porti a casa, quindi bisogna intanto salvarsi. Quindi bisogna salvarsi. Partiamo, da questo punto. Poi secondo me bisogna iniziare a fare un percorso per la struttura, per il palazzetto, su questo non c'è dubbio. Ritengo che la struttura di Modena siamo a un buon punto, dopo 3 anni, voglio dire, di promesse o comunque accordi, disdette, nuovi incontri, siamo credo addirittura d'arrivo, questione di giorni da quello che ufficiosamente abbiamo saputo, dovrebbero deliberare la provincia la convenzione alla Viola, quindi già questo è un passo avanti. Per quanto riguarda le strutture della Reggio Calabria, io adesso non mi sono interessato in prima persona, da fonti ufficiose so che il Pentimele qualche lavoro è stato terminato. Qualche altro, tipo il parquet, è stato firmato un contratto con la società e nell'arco di 60 giorni dovrebbe arrivare la fornitura, quindi Entro luglio dovremmo esserci. diciamo entro luglio ci dovremmo essere, quindi diciamo che probabilmente per settembre potremmo avere questo ritorno al Pentimele. Botteghelle, io non ho seguito la vicenda, l'ho seguita dall'esterno, la struttura ormai è struttura privatizzata alla VIS, credo che la VIS abbia fatto un business plan, come vuol dire, ha fatto comunque una risorsa per investire sul futuro dal punto di vista economico, quindi ha tolto la tribuna, ha creato un'altra struttura, un altro campo, ha guardato più ai propri interessi, ma credo che sia anche giusto, nel senso che ha fatto, voglio dire, quello che doveva fare una società che prendeva in custodia un palazzetto. Certo, mi sarei aspettato, non dalla VIS, per carità, mi sarei aspettato, diciamo, da Reggio Calabria, dal Comune, anche dai commissari, un minimo di riconoscimento verso una società di Serie A, al di là che poi si chiama la Viola, ancora a maggior ragione. Quindi una società di Serie A che gioca a Reggio Calabria, un minimo di attenzione dal punto di vista politico e istituzionale ci doveva essere. Qualche intervento estremamente importante, come quello del CONI, l'ho letto. Però finché rimane soltanto un comunicato, comunque una cosa fa piacere, però credo che in questo momento serve più concretezza che, diciamo, immagino comunque un Guarda, sono percorso. d'accordissimo con te. I giornali possono fare tanto,
servono a smuovere talvolta l'opinione pubblica, però se non si passa ai fatti, tutti questi giornali possiamo raccogliere e farci carta da macero, purtroppo. Io ho sentito tante volte dichiarazioni pubbliche, anche dei commissari stessi, abbiamo fatto il cronoprogramma, entro mese X sarà tutto pronto. Io francamente sono diventato diffidente, non mi fido più della parola altrui. Lo so, anche perché poi avere a che fare con le istituzioni non è semplice, avere a che fare con il commissario è ancora più difficile, però il problema c'è e va risolto, comunque va fatto un percorso per cercare di risolvere questo problema. Da parte della Viola c'è sempre stata collaborazione e quindi va una volta la squadra, una volta raggiunto il risultato, va iniziato un percorso per capire se effettivamente si può contare su una struttura della Reggio Calabria. Non contare su una struttura a Reggio credo che sia difficile, disputare un secondo campionato di Silver con le stesse condizioni, perché è dispendioso dal punto di vista dell'energia, è economico, e quelle gratificazioni che poi ti ripaga per gli sforzi non ce l'hai. Quindi non voglio ora fare catastrofismo, però c'è da considerare che la struttura in questo momento Reggio Calabria non c'è. Io adesso sto seguendo sul mandato di Gian Cesare dal punto di vista esterno, nel cercare di quadrare un pochettino un bilancio per il futuro, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, quindi c'è da programmare, ma bisogna programmare con una struttura sul posto, non su una struttura a 120 km di distanza, perché è un dispendio economico per la società e poi per i tifosi, cioè per la città di Reggio Calabria. Qui c'è la Viola, deve giocare a Reggio Calabria, è di Reggio Calabria la struttura. La Viola si sta servendo di uomini come Muscolino, come Campisi e come tanti altri nel servire, diciamo, a migliorare questa società, ma la Viola è un monumento, è la storia di Reggio Calabria. Allora, io sono vorrei chiedere a Gaetano, ma secondo te, allora, siamo qui da 4 anni, cioè come nuova società, cioè, l'abbiamo sempre detto, dimentichiamo per un attimo la vecchia Viola, non ci sono più i fasti di una volta. La pallacanestro italiana soprattutto è cambiata, quindi non cerchiamo sempre di fare il raffronto tra vecchia e nuova Viola, perché è un qualcosa di improponibile e anche poco gratificante per chi si sta mettendo ora in un momento difficile. Ma siamo passati da 4 anni, 4 campionati di vertice, dalla DNB fino alla 2 Silver, ricordiamo, è un campionato di Serie A nazionale. La Viola va in giro per l'Italia, Viola Reggio Calabria, quindi Reggio Calabria, al di là delle tristi storie, che si porta dietro il nome di Reggio Calabria tra voi vicissitudini di 'Ndrangheta, è inutile negarlo. Ogni tanto c'è un qualcosa di positivo che va in giro per l'Italia e che promuove la propria terra, al di là del Bergamotto, ogni volta portiamo sempre il Bergamotto, a parte questo qua. C'è qualcuno delle istituzioni, Gaetano, in questi 4 anni che si è fatto un attimino, non ti dico carico, ma che abbia preso il telefono e ti abbia detto, perché poi fondamentalmente sono le istituzioni quelli che stanno dentro le stanze dei bottoni e che quantomeno decidono qualcosina. Qualcuno ha preso un numero, il tuo telefono, per dirti: Gaetano, senti, hai bisogno di qualcosa, possiamo esserti di aiuto, ci puoi sponsorizzare? Perché trattasi di questo, perché scusami, io ricordo sempre il ragionamento che mi fece un mio amico bolognese di una società di Bologna. Sono le istituzioni che rincorrono le società chiedendogli: per favore, ci puoi fare da sponsor? Cioè possiamo farti da sponsor? Puoi sponsorizzarci in giro per l'Italia? Invece qua è tutto al contrario. Beh, hai notato? Diciamo che ora entriamo in un argomento che non è assolutamente no, perché vedo, nel senso che siete sempre soli. No, nel senso che dal punto di vista politico la Viola non è mai entrata. Io devo dirti la verità, abbiamo sempre dialogato con tantissimi, voglio dire, quindi che, voglio dire, un politico, comunque l'istituzione abbia chiamato Muscolino, non tanto me, non c'è mai stato. Però questo non è questo, cioè questo non è, non lo ritengo sia importante. Noi abbiamo avuto diversi approcci e abbiamo avuto tante promesse, persone che sono state anche vicino dal punto di vista, voglio dire, morale. Morale. Abbiamo parlato con il Presidente della Regione sempre, con Scopelliti, il Presidente Raffa, ma anche il Senatore Cariti, quindi non è il fatto se il Governatore piuttosto che il Presidente della Provincia si sia interessato della Viola che ci rende, voglio dire, soddisfatti o meno. Io ho una teoria mia, cioè, voglio dire,
qui a Reggio Calabria si parla sempre della Viola del passato e quella è un qualcosa di improponibile. Io ho avuto la fortuna di viverla in parte, perché un ragazzo che ha giocato a Reggio Calabria ha avuto quella fortuna di conoscere tantissimi stranieri o comunque italiani o comunque giocatori che sono passati a Reggio Calabria, e quindi mi ritengo molto fortunato. Non è quella realtà e quindi non è più quella Viola. La Viola rimane, perché comunque è un simbolo che noi stiamo portando avanti. Non ci sono più quelle condizioni e quelle congiunture economiche in questo momento che ti possono dare una mano, però la Viola io credo che sia più apprezzata fuori piuttosto che a Reggio Calabria, e la cosa mi rende, voglio dire, non so, ma lo sai perché? Perché io vedo sempre, vado fuori in trasferta e quella maglia è ammirata da tutte le società, e quindi il peso lo sentiamo, io lo sento particolarmente, poi da tantissimi anni quindi che ci lavoro qui a Reggio, quindi ritengo che dal punto di vista personale, ma anche societario, non è importante se il singolo politico si sia occupato della Viola o abbia, no, noi possiamo fare possiamo dire che in questi 4 anni che noi siamo a Reggio Calabria, che cediamo un po' l'anima per questa società con tutti gli errori che, voglio dire, abbiamo magari commesso, non abbiamo avuto noi una grande risonanza, un grande aiuto dal punto di vista né istituzionale né imprenditoriale, questo possiamo dirlo, perché voglio dire sotto gli occhi di tutti, è una società che non ha un main sponsor, ma non ha neanche un partner, voglio dire, quindi questa è una cosa, se poi c'era all'inizio magari qualche titubanza, io mi ricordo, forse anche dialogando, dicevo, ma che siamo venuti a Gioia Tauro, che fanno? Si portano la Viola Gioia. Credo che dopo 4 anni... Questa è la leggenda tipo Baggio alla Regina, bene, che è sempre stata, insomma. Ma ci poteva anche stare, voglio dire, questa cosa, poteva anche essere un po' dubbiosa, però voglio dire, dopo 4 anni credo che, insomma, la società è qui a Reggio, si è operato qui a Reggio Calabria con estrema difficoltà, e quindi dopo 4 anni, voglio dire, anche questa cosa la possiamo anche sgomberare, cioè si può togliere questa cosa, quindi... Muscolini contro Reggio Calabria, perché credo in questo progetto, abbiamo cercato di fare tanto, e secondo me si è fatto anche, perché dal punto di vista sportivo, voglio dire, si è fatto sempre, come dicevi tu Carlo, dei campionati importanti, a me ci abbiamo provato, e quindi abbiamo dato anche una risposta da questo punto di vista. Oggi se tu aggiungi anche i risultati del settore giovanile, che sicuramente non sono i risultati della vecchia Viola, non possono mai essere, assolutamente, perché... Si riparte da zero, sì, si è quasi ripartito da zero. Sì, siamo ripartiti da zero, però... Era un anno che stavamo chiarire questi due ragazzi. No, ma che cosa? Ma tutto tu hai fatto. No. Però è da dire che è stato iniziato un percorso di prima squadra, perché attenzione, Giovanni si ricorderà, nel 2010 la Viola stava nuovamente chiudendo, attenti. Sì. Quindi si è risanato un bilancio in questi 4 anni, si è pagato tutto, si sono sempre onorati gli impegni. Con tutti. Il settore giovanile è cresciuto tantissimo rispetto a quello che era 4 anni fa, quelle che sono poi le risorse che la società investe in questo momento, e quindi c'è tanto da fare, e sono d'accordo con Carlo in queste critiche, che fanno bene, perché ci ricordiamo i campionati che faceva la Viola, la settore giovanile, attenzione, qui me la ricordo, ne facevo parte pure io. Giocavi tu, abbiamo visto la fotografia. Bravo, quindi voglio dire, giocavo io, però si investiva anche tanto, c'era Gaetano Gebbia, non dimentichiamo che c'era una risorsa estremamente importante che oggi è Reggio Calabria, e voglio dire... Non c'è oggi la possibilità, voglio dire, di investire delle risorse economiche in questo settore. Va fatto, secondo me. Quindi va fatto anche questo percorso. Però devo dire che in questi 4 anni la città ha dimostrato di voler investire a Reggio Calabria, di voler lasciare la Viola a Reggio Calabria, perché è di Reggio Calabria la Viola. Quindi, sotto questo aspetto, credo che possiamo un po' sgombrare questi dubbi. Allora, piccola pausa e poi ho 2 domandine per Gaetano Mondello. Eccoci nuovamente con Turin Basket. E dunque, tante volte in telecronaca, in radiocronaca, io ho detto, ma perché non giocare le partite di campionato al centro Viola, creare una struttura dietro, accanto, chiaramente per sopperire a questa situazione del Palacalafiore. Gaetano, ne abbiamo parlato tante volte, sì. È un po' una situazione difficile da realizzare forse. Intanto bisogna che la Viola abbia in gestione la struttura, prima di tutto. E poi forse qualche settimana fa si parlava anche con l'architetto Campisi, col vicepresidente, ci potrebbe essere qualche soluzione mettendo delle tribune, comunque creando anche delle uscite di sicurezza estremamente fondamentali per fare una cosa del genere. Ci si può lavorare, però attenzione, questo è sempre un discorso, temporaneo, non può essere sicuramente... Guarda, l'ideale secondo me come struttura
per come è composta e per quella che è la nostra realtà è il Botteghelle, perché comunque il Pentimele è bellissimo, però è estremamente grande, quindi anche lì mettere 2000 persone è come se fossero, cioè, troppo poco. Sì, sì, sì. Però diciamo ben venga il Pentimele, nel senso, l'importante è che sia una struttura. Potremmo giocare, io l'ho sempre detto, giochiamo a Reggio Calabria, possiamo giocare anche all'aperto, se ce lo consentono, l'importante è giocare a Reggio Calabria. Ci avete Santa Caterina. Ma io non si deve scavalcare. Ma scavalchiamo, mettiamo le tribune, facciamo omologare Santa Caterina, giochiamo, l'importante è giocare a Reggio Calabria. Sì, sì, sì. E poi tante novità in questa viola, è nata la viola femminile, che questa sera è andata in scena a Calanzaro. Una situazione inedita, che cosa ne pensi? Ma devo dire la verità, è un qualcosa di... non mi sarei aspettato, non mi vedo. No, Gaetano Condello al centro viola sarebbe successo tutto questo. No, per carità, è una cosa simpatica, nel senso è una iniziativa positiva. È una cosa, un'iniziativa positiva, fa anche il fatto di far tornare tante ragazze che giocavano in passato con la maglia della viola, è un qualcosa di positivo. Se però questa cosa noi l'abbiniamo, per esempio, al fatto che la viola potesse giocare a Reggio Calabria, no? Cioè un qualcosa anche un... come dire, una manifestazione, per carità, sì. Ben venga, è una novità, è una cosa inedita, io non lo so adesso, cioè io ci ho discusso con Pasquale, e diciamo che è simpatica. Ma guarda, è un'iniziativa comunque, adesso abbiamo una viola a 360 gradi, fa mini basket, settore giovanile, campionato femminile e campionato maschile di vertice, quindi adesso possiamo dire che la quadratura del cerchio è arrivata. È chiuso. Ho visto un'intervista interessante a Manu Gallo, giocatore della Bim Basket Rende, che parlava del basket a Cosenza come il rampa di lancio verso qualcosa di più di una semplice C regionale, e lui giustamente diceva, il mio pensiero di sport è vedere nella stessa struttura calcio, pallacanestro, pallavolo, creare una polisportiva. Sarebbe il sogno di tutti, e che qui si fa fatica. Non è facile. Sì, qui si fa fatica a fare il singolo sport, quello. Sono finite le sinergie che nello stesso settore, nello stesso sport, mettere insieme tante realtà che potessero fare tante discipline non è facile, secondo me. Io vorrei chiedere a Gaetano, se tu dovessi rifare un altro passo, cioè cosa ti penti di non aver fatto? Cioè, se tu adesso hai una macchina del tempo, torni indietro e dovessi rifare per quest'anno una operazione. Ora voglio vedere se rispondi quello che mi aspetto. Se tu dovessi rifare un'operazione di mercato, chiamiamola così. Vabbè, ma non c'era, la so io, è Piazza De Nava, Piazza Garibaldi, Piazza del Popolo. Basket in piazza, e poi... Ragazzi, questo è... cioè, posso aprire una parentesi? Certo. Allora, vorrei innanzitutto complimentarmi con Sergio Zumbo, perché se arriva il premio Under è anche merito suo. Soprattutto merito suo. Certo, però devo dire che è indubbio che la società, al di là di Sergio Zumbo, che contributo credo che sia di tutta la società, non della singola persona, abbia lavorato in estrema difficoltà per tante ragioni, e quindi Sergio ha fatto un lavoro straordinario, per giunta tra virgolette anche improvvisando, nel senso che si è trovato catapultato in un momento difficile, e quindi rendo conto che Sergio insieme a Ciccio hanno lavorato in grosse difficoltà con un budget anche ridotto. E quindi aggiungiamo anche, è ripetitivo, la struttura, quindi secondo me gli errori sono anche concessi, perché si sbaglia, e quindi probabilmente si è sbagliato qualche valutazione su qualche giocatore, su uno straniero, piuttosto che su un italiano, ecco, quindi si potrebbe dire tanto, però dobbiamo anche guardare alla luce dei risultati, di come è stato l'andamento del campionato. La squadra ha recuperato bene, è stata rinforzata, ha avuto secondo me un buon acquisto, che è quello di Hamilton, va dato merito a Sergio di essere stato bravo a portarlo. L'aggiunta anche di Monaldi ha inciso enormemente, sia dal punto di vista economico, e quindi anche il raggiungimento del famoso premio Under. Quindi voglio dire, io ho poco da dire sotto questo aspetto. Probabilmente io avrei visto un altro tipo di squadra, ma questo è, diciamo, non è importante. E in dubbio, voglio dire, ma questo non è d'accordo anche Sergio, perché lo legava anche un rapporto di affetto e di amicizia
Alessandro Piazza è stata una perdita, voglio dire, difficile da digerire, e quindi non è stato semplice, perché mi ricordo lo scorso campionato, portare Piazza a Reggio Calabria, ultima in classifica, no, sì, 2 punti, convincere ad arrivare, con una prospettiva importante, non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, la società è riuscita a portare Piazza a Reggio Calabria, che era una cosa estremamente difficile. Mm-hmm. Abbiamo fatto quel recupero, che va dato grande merito a Ciccio, sì, ma va dato merito a una squadra che era diventata veramente competitiva. Quindi sì, sotto tanti punti di vista avevo un playmaker, il miglior playmaker del campionato, l'ha dimostrato quest'anno con Agrigento, vincendo il campionato, sì, con uno straniero in meno. Quindi voglio dire, il vero straniero ad Agrigento, o comunque il vero straniero, la Viola, ce l'aveva già dentro, sì, che era, sì, Piazza. Sì, 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 sì. Però voglio dire, al di là di questo, si è dovuto ragionare anche su un budget rivisitato, su una squadra altamente volta diciamo a un premio under, quindi ai giovani, mm-hmm, e quindi secondo me bisogna raggiungere tanto la salvezza, e poi il campionato va dato merito a questa società che ha lavorato, voglio dire, con handicap pazzeschi, sì, anche perché comunque il campionato non è dei più semplici, cioè dall'oggi al domani ci siamo trovati catapultati da una DNB a una Serie A. Quindi è qualcosa di un attimino, io non vorrei mai mettermi nei vostri panni, guarda, perché non mi è neanche lontanamente immaginabile. Cioè, il giorno prima eravamo in pizzeria, cioè, ragazzi, e il giorno dopo eravamo in Serie A. Quindi dobbiamo affrontare un campionato di Serie A. Cioè, noi ne parliamo con una semplicità perché siamo in radio e siamo esterni, ma immagino chi è dentro attrezzare una squadra con una contingenza, chiamiamola temporale, che è davvero è temporale economica difficilissima. Mettici gli ostacoli, mettici poi tutti gli ostacoli ambientali. Ma io vi chiedo, visto che voi avete vissuto anche la Viola dei vecchi tempi, è indubbio che è enormemente difficile, con l'avvento degli stranieri, no? In un'organizzazione tra virgolette precaria, no? Non abituata, una società non abituata. Sì. E sicuramente la gestione degli stranieri a Reggio Calabria è difficile, ma se noi aggiungiamo che dobbiamo anche spiegare allo straniero che non c'è la struttura, non c'è il campo, come bisogna andare a 120 km, ragazzi, io voglio capire, ma come si fa? Cioè, non è facile, ragazzo come Bell, che è arrivato a Reggio Calabria da, non so da dove è arrivato, dalla costa, è arrivato a Reggio Calabria, è catapultato qui, in una realtà nuova per lui, questo ragazzo non si è trovato. Io l'ho seguito Bell, un discreto giocatore, un eccellente giocatore che ha avuto grandissime difficoltà, e a un certo punto dal punto di vista tecnico con questa squadra non c'entrava nulla, esatto, e l'ha fatto bene, voglio dire, a fare un taglio, perché Bell sicuramente non era un giocatore, non era un mostro, non è un talento, però voglio dire, era un discreto giocatore, perché quest'anno questa Serie A si è investito molto sugli stranieri, ma è anche vero che si è investito anche per risparmiare sui contratti italiani, che voglio dire, non ci sono questi stranieri andiamo a prenderne due nella speranza che siano, che no, sia... no, ma fanno spettacolo, perché comunque hanno inciso enormemente in questo campionato. Nella Silver gli stranieri hanno inciso, e quindi hanno portato velocità, hanno portato talento, hanno portato fisicità, quindi spettacolo, quindi alcune piazze non, sicuramente non Reggio Calabria, non noi, ma voglio dire, ce la sono vendute anche abbastanza bene, sì, sì, voglio dire, Roseto, Ferrara, Chieti stessa, voglio dire, in realtà Mantova, voglio dire, Jefferson. E quindi voglio dire, ci sono qualche straniero, c'è, importante, che ha fatto anche la differenza, e quindi voglio dire, per noi diciamo è una cosa nuova il fatto degli stranieri, quindi ragazzi, qui c'è un po' da fare a fine anno, voglio dire, da dare dei premi a questi ragazzi, a questa società, a chi se ne è occupato quest'anno, perché lavorare in una situazione precaria non è facile, quindi bene essere uniti ora a raggiungere questo risultato della salvezza e poi anche festeggiare. Tornando alla passata stagione, per raccontarvi un attimino come l'ho vissuta, domenica al Palamera di Vibo la Viola giocava contro Firenze. A Firenze giocava Francesco Guaia. Io non facevo altro che provare a dare stimolo a questo ragazzo, come l'anno scorso che provava ad andare a canestro, alla fine si è messo un tapin fantastico. Un gran bravo ragazzo che all'inizio dell'anno non ha trovato squadra, lui e Antonello Ricci erano a Montegranaro con Sandro Santoro,
adesso gioca a Firenze e lotterà fino alla morte per ottenere questa salvezza. Esatto. La Viola, ricordiamo, avrà un bel tour de force, prima Ravenna domenica, poi tra due settimane Mantova, la nostra provocazione è giochiamo alla Reggio Calabria e poi si vedrà, speriamo bene. L'ultima giornata invece sfida contro Omegna, formazione che, come diceva giustamente Gaetano, circa gli stranieri ha fatto un gran bel eco con l'estro di Mike James su tutti, probabilmente il più spettacolare giocatore della Lega. E, insomma, progetti del futuro, come dice Coach Ponticello, un allenamento alla volta. Ma progetti del futuro, come dicevo prima, premiamo la stagione. Poi si parlerà nuovamente con la società, con Muscolino. Ci possono essere le condizioni per fare meglio. Bisogna un attimino raggiungere, chiudere la stagione definitivamente, possibilmente avendo raggiunto il premio Under, che ci permetterà a Muscolino di chiudere la stagione anche dal punto di vista economico. E poi, secondo me, l'idea che c'è oggi in campo è quella di fare un nuovo progetto che sia triennale, dal mio punto di vista. Attorno al Pianeta Viola. Attorno al Pianeta Viola sicuramente, ma attorno, diciamo, a un investimento sui ragazzi, sui giovani. Quindi va data la possibilità a Pasquale e Dacà, e tutto il gruppo che lavora con il settore giovanile, di rinforzarsi dal punto di vista di risorse. E poi fare tutto questo in funzione anche di una squadra che io in questo momento vedo volto, diciamo, a un gruppo di ragazzi giovani, ma data la possibilità a qualche giovane di esprimersi, va lanciato. Forse io non l'ho mai avuto, quindi questa cosa va data, ci sono le condizioni per poterlo fare. Quindi le prospettive possono essere interessanti, però dobbiamo fare, come dice anche Ponticello, un passo alla volta, raggiungiamo la salvezza. Vedremo dove giocare. Gaetano, vedremo dove giocare. Quanto è importante a questi ragazzi? Loro giovanili fanno pochissime partite contro coetanei, disputano pochi match. Sì. Termine che piace molto a Gaetano Gebbia, match. Quanto è importante farli confrontare in un campionato regionale, chiamiamolo senior, quindi fargli fare tra virgolette le ossa, perché abbiamo visto che quantomeno i risultati stanno vedendo, hanno perso una partita contro Villa San Giovanni avendo anche il pallone della vittoria, quindi a me è piaciuto un sacco. Il Villa ha sudato le fatiche. Io aggiungerei, permettetemi, la Bottegelle Basket ha larghissima parte del roster con i ragazzi della Viola, quindi è un doppio successo, complimenti anche a loro. Questo comunque al discorso di prima, che la Viola, facendo un parallelo, la Viola ha fatto in passato e continua a fare ad oggi le fortune delle altre squadre. Guarda, è indubbio che far giocare i ragazzi è estremamente importante. Il livello tecnico che c'è in questo momento è basso, è inutile negarlo, voglio dire, è sotto la faccia di tutti quanti. Questi ragazzi in questi anni hanno fatto un percorso, hanno migliorato tantissimo. Il fatto di poter farli esprimere in un campionato regionale fa bene. Io ritengo che comunque il livello sia ancora basso per questi ragazzi. Però ragazzi, qui dobbiamo anche rendere conto, noi ci battiamo e cerchiamo anche di fare un lavoro, secondo me, a 360 gradi. Non dimentichiamoci cosa è stato fatto in questi anni, che percorso che ha fatto in questi anni, anche in termini di collaborazione, perché anche il discorso del Botteghelle nasce da una collaborazione che Pasquale ha fatto, e quindi il fatto di poter dare dei ragazzi al Botteghelle per esprimersi, per giocare, per migliorare, è una cosa estremamente importante. Manca qualche livello maggiore, già per esempio una C1 a Reggio Calabria, qualche società che possa investire sui ragazzi, sui giovani, noi saremmo aperti a fare un tipo di discorso. E si è provato in questi anni, è indubbio, voglio dire, la Viola ha provato a fare delle collaborazioni, poi giusto o sbagliate che siano, voglio dire, comunque noi ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, e noi però oggi dopo 4 anni di esperienza dobbiamo iniziare un nuovo percorso. Pertanto se in questi quattro anni ci sono serviti a fare esperienza, ma oggi credo che sia il momento, voglio dire, che la Viola inizia a guardare sulla qualità, non soltanto sulla quantità dei ragazzi, e provare a portarli avanti, magari a fare qualche partita in più, magari anche le finali con l'Interzone e anche le finali nazionali. Ma ce l'auguriamo francamente. E siamo veramente alle battute finali. Io ringrazio Gaetano. Io volevo chiedervi una cosa, Carlo. Attenzione. Carlo,
Ma io volevo chiedere una cosa. Dimmi tutto. Ma Granata? Dov'è? Non lo sai. Dico, dov'è? Ma che... in Brasile. In Brasile. Io volevo raccogliere caffè. Dico, dov'è? Perché... No, non lo allora, Gioacchino, oltre a fare caffè. Il commentatore... Non l'avete licenziato, non l'avete. Va, nelle piantagioni. Granata è in Brasile a fare il talent scout di calciatori in erba. Non ci credo. Hai presente il film L'eroe nel pallone, che c'è Gigigno? Ma anche lì creerà problemi alla federazione in base agli under, questi parametri. Sì, sì, i parametri, ce l'avrà molto. Ce l'ha parametri sull'iPhone. Un crociato. Allora, le mie legate tanti parametri. Grazie a voi, gentilissimi. Salutiamo Gioacchino, ovunque tu sia. Ricordiamo gli appuntamenti del prossimo weekend. La Viola gioca a Ravenna in trasferta, diretta chiaramente su Radio Turin 104. Poi appuntamenti importantissimi, in C regionale si gioca al Centro Viola, sfida tra Scuola di Basket Viola e Villa San Giovanni, sfida molto molto appassionante. Nella palestra di Archi invece Botteghelle Basket contro Newton Crotone, questi sono i playoff del campionato di Serie C regionale. Per quanto riguarda la femminile invece questa sera derby Catanzaro contro Reggio al Pala Greco. Grazie mille Carlo Vedere. Grazie mille a tutti, grazie a Gaetano, grazie, che saluto ancora. Io sono Giovanni Mafrici, vi auguro una buona serata, alla prossima. Ciao! E poi lo sport forse questo, canta insieme a noi Reggio a canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più prestero de modè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più prestero de modè. Dal web alla curva la folla che suda, gente in doppia fila ma non scatta la multa, la palla nel cesto, un solo gesto, un terzo tempo, ehi, troppo netto, in tutte le squadre del tuo circondario, per ogni avversario, ehi, sarà un calvario, calabresi NBA se ci sei, Reggio a